Ben ritrovati in diretta, sempre qui a ore 7 a Telefriuli. Diamo il buongiorno a Ilaria Tutti, scrittrice di Gemona, che abbiamo in collegamento. Buongiorno e ben ritrovata, Ilaria. Grazie. Allora, presentiamo questa volta, anzi parliamo del tuo nuovo romanzo. È uscito lunedì, Fiore di roccia. Abbiamo dovuto attendere un pochino di più causa Covid e quant'altro, perché l'uscita era prevista ad aprile, se non ricordo male, sì. Ed è un libro molto diverso dai precedenti scritti da Ilaria e che ci porta, diciamo, alla scoperta di radici friulane, locali, che probabilmente molti di noi anche ignorano, una parte della storia che non è così conosciuta, perché Fiore di Roccia racconta la storia delle portatrici carniche. Allora, Ilaria, partirei proprio da questo. Come mai questa scelta e come, da cosa sei stata ispirata e come mai hai deciso di dedicare questo romanzo a queste donne così valorose, importanti, però forse non così tanto conosciute, ecco. Io ce le ho del cuore da quando ero piccola e me ne parlavano. Io mi ricordo che mia nonna mi regalò anche una bambolina, di solito si regalano i soliti giochini ai bimbi, invece lei mi regalò questa bambolina che riproduceva proprio una donna della tradizione friulana, con queste sottane lunghe, lo scialle, il fazzoletto, e aveva questa piccolissima gerla. E io me le sono portate nel cuore per tanti anni e poi ho avuto e ho ancora amici che le hanno avute, hanno avuto la fortuna di conoscere perché ce le hanno avute in famiglia. Quindi un mio amico aveva la nonna portatrice e il nonno combattente sul fronte del Carso, quindi un pezzo di storia importantissima in famiglia. Di loro ho cominciato un po' a pensare al romanzo 4 anni fa circa. Però era il momento in cui la mia vita stava cambiando, perché mi ero approcciata alla scrittura, avevo i primi contatti con il mondo editoriale e in questo arco di tempo sono usciti anche i miei romanzi precedenti, quelli della serie Battaglia, fino a quando l'anno scorso, un anno e mezzo fa, ho avuto la fortuna di visitare il piccolo museo della Grande Guerra di Timau, di conoscere il suo direttore, che mi ha aperto veramente un mondo di ricordi, di aneddoti, di reperti veramente struggenti e dolcissimi allo stesso tempo, perché vedere gli zoccoli di queste donne, gli abiti con cui salivano, la gerla carica. Stiamo vedendo alcune immagini che tra l'altro hai realizzato tu, che hai fatto tu proprio sul, credo, il museo, no? Qua c'è la targa a Maria Plotzner. Mentil, ecco, medaglia d'oro al valor militare. Mentil alla tedesca, perché il timavese è un antico dialetto tedesco di origine medievale. E mi si è aperto veramente un mondo di emozioni e soprattutto Luca Piacquadio, il direttore, mi ha dato dei testi bellissimi su cui studiare e documentarmi, in cui ho trovato degli episodi talmente belli che dovevano essere scritti e dovevano finire in un romanzo per non essere dimenticati. Allora, Ilaria, chi sono queste donne, le portatrici? Che cosa facevano? Innanzitutto ci spostiamo indietro nel tempo, perché siamo durante la Prima Guerra Mondiale, no? Sui nostri monti. E raccontaci un po' chi sono, ecco, che cosa facevano. Erano donne semplici, erano contadine di montagna che a un certo punto decisero di aiutare i soldati italiani rimasti isolati in vetta. Come oggi il confine già all'epoca serpeggiava sulle creste delle montagne a 1800 metri di altitudine, questi ragazzi furono mandati a combattere senza preparazione, senza equipaggiamento, non c'erano le trincee, non c'erano nemmeno mulattiere per portare rifornimenti in quota e i primi giorni furono un massacro, perché l'esercito austro-ungarico era pronto già da settimane e aprì subito il fuoco sui nostri. E il comando fece l'unica cosa possibile, il comando italiano scese a valle e andò nei villaggi e lanciò questo grido d'aiuto alla popolazione: chi può salga ad aiutarci. Però le uniche rimaste nei villaggi erano le donne, i bambini e qualche anziano, perché gli uomini abili erano stati reclutati e mandati lontano a combattere sul Carso.
E per fortuna queste donne decisero di intraprendere questa impresa che io considero epica per tutti i sacrifici e i rischi che si sono assunte. E i personaggi protagonisti del tuo romanzo, c'è Agata e molte altre donne, insomma, alcune sono più in là negli anni, altre sono madri, altre hanno padri anziani e invalidi da accudire, quindi diciamo loro mentre fanno questa salita, questa scarpinata, diciamo prendersi una pausa, tra virgolette, rispetto alla vita quotidiana, che ovviamente non è una vita quotidiana fatta di agi, no? E quindi volevo chiederti, questi personaggi sono esistenti o sono stati ispirati ovviamente da queste portatrici realmente esistite? Agata, la protagonista, è un personaggio di mia invenzione che mi è servita per cucire assieme tutti i fatti reali che mi ero appuntata durante le mie letture. E tutte le altre portatrici sono un po' disegnate su ricordi che mi sono stati donati di persone, oppure c'è Lucia che è la leader un po' naturale di questo gruppo, che è proprio ispirata a Maria Plotzner Mentil, che è questa portatrice che con coraggio ha guidato tutte le altre, che è diventata simbolo di queste donne perché ha perso la vita per il colpo di un cecchino, proprio svolgendo questa opera di soccorso che durò a lungo, durò più di 2 anni e mezzo. Sono importanti in questo romanzo anche gli alpini perché Ah, sì. ripercorro dei fatti storici e reali e quindi il capitano che si incontra nella storia è ispirato a due figure di una bellezza struggente, di grande valore, che hanno proprio combattuto sulle nostre montagne. Poi c'è il medico militare, un medico che era sospeso tra il salvare le vite e combattere, perché anche loro dovevano scendere in battaglia, o il prete del paese che incitava le donne a resistere, ad avere coraggio e saliva spesso con loro fino alle trincee, quindi con camminate molto importanti, anche di 4 ore. Sì, è un romanzo molto femminile perché naturalmente le protagoniste sono queste donne che hanno una forza straordinaria, insomma. Però dall'altra parte ci sono anche uomini giovani, giovanissimi, che sono stati appunto mandati al fronte in situazioni davvero difficili. La Prima Guerra Mondiale del resto è stata anche una guerra come tutte brutali, però anche forse più spudorata, non so, perché c'era comunque quasi un contatto diretto con il nemico in trincea, si era C'erano. vicini e poi si cominciava a combattere con una brutalità, insomma, feroce, ecco, direi. Sì, infatti ho trovato in questi documenti, nelle testimonianze del prete, di Pre Florio, che è ancora molto amato in carne, che il momento più duro per questi ragazzi in cui lui doveva entrare in gioco e confortarli era la paura del corpo a corpo, perché erano ragazzi di 20 anni che Ah, dovevano sì. Questa, guardare negli occhi altri ragazzi di 20 anni e ucciderli. insomma, purtroppo è stata la storia della Prima Guerra Mondiale nei nostri fronti, dal Carso chiaramente alle zone della nostra montagna friulana. Senti, Ilaria, una domanda. Molte di noi, donne diciamo giovani o le donne che verranno delle future generazioni, le nostre figlie, ma anche gli uomini, insomma, che conoscono poco questa storia, tu l'hai raccontata e la diffonderai col tuo romanzo a livello nazionale. Volevo chiederti quanto è importante il ruolo del ricordo e della storia per noi e per le generazioni future, specie in un momento come questo di grandi contestazioni e difficoltà nel mondo, anche per problemi razziali, eccetera. Quanto conta conoscere questa storia e imparare dai sacrifici che sono stati fatti da chi ci ha preceduto? Per me è fondamentale, la memoria è un po' un mio pallino fisso, cerco sempre di fissare nei miei romanzi, per quanto siano finzione, dei momenti storici o delle tradizioni della nostra terra. La storia che è stata fatta durante la Prima Guerra Mondiale sulle nostre Alpi non riguarda solo il Friuli, ma tutta l'Italia.
Si parla spesso di confini, di patria e d'Italia in modo quasi improprio e molto spudorato negli ultimi tempi. Invece bisognerebbe recuperare ciò che è stato, veramente fare anche l'Italia in quei giorni, tutto il sangue versato e capire che si tratta di parole sacre. Quindi bisogna recuperare un certo pudore nel pronunciarla. Tutto ha avuto un costo altissimo, sono morti milioni di persone, milioni di ragazzi e questo non deve essere dimenticato. Il mio romanzo è un piccolo contributo, delle portatrici si è già scritto, io spero che se ne scriva ancora tantissimo e soprattutto che a loro sia dedicata almeno qualche riga nei testi di storia perché sono state veramente fondamentali. Grazie Ilaria, assolutamente sì. Insomma, in bocca al lupo naturalmente per i tuoi lavori, aspettiamo un terzo romanzo con Teresa Battaglia, ma oggi insomma non era questa la puntata giusta, la sede giusta per parlare di Battaglia. Oggi le protagoniste erano proprio le donne queste donne di ferro di Fiore di Roccia. In bocca al lupo per tutto, speriamo presto di poter Grazie tornare alle dell'aiuto. presentazioni dal vivo e quindi di poter di nuovo ritrovare il tuo pubblico. Grazie per essere stata con noi. Grazie, buona giornata, Buona grazie. giornata. Pubblicità.